Dunque, penso che sia importante affrontare la questione per andare in maniera più approfondita nei dettagli, avendo l'occasione di organizzare anche la disponibilità di alcuni contenuti multimediali e in questo modo si riesce a rendere più comprensibile l'argomento sia alle persone che affrontano la questione da poco, sia per coloro che magari già conoscono l'argomento ma hanno intenzione di approfondire. Io arrivo da una vecchia passione che ho sempre avuto per l'aeronautica. Quindi, quando nel 2005 cominciai ad osservare fenomeni che per me erano del tutto nuovi, benché fossi ben informato sulla questione dell'aeronautica, rimasi sorpreso negativamente, ovviamente, relativamente a quello che stava accadendo sopra alla nostra città di Sanremo, che ripeto, nel 2005 cominciò ad essere interessata da operazioni che io chiamo di e che solo dopo seppi essere già in atto in altre città della Liguria e non solo, comunque non solo in Italia, ma anche all'estero da molti anni prima. Nel 2005 comunque iniziarono i primi passaggi, i primi sorvoli ad opera di aerei che non si riusciva all'inizio a identificare in quanto non avevamo l'attrezzatura idonea e che lavoravano, diciamo così, tra virgolette, solo il sabato e la domenica. Iniziai a fare una ricerca specifica. Da allora abbiamo pubblicato più di 4.000 articoli sul tema, chiaramente basandoci non solo sulle nostre ricerche personali, ma anche sulla collaborazione con ricercatori e scienziati all'estero.